Allora, devo analizzare questo video qua che mi è stato suggerito. Qui vediamo Giovanna Giovannini, Antonietta Gatti, Stefano Montanari. Intelligent Species, specie intelligente, santa, la sua musica è acque evolutive, messaggi nei sogni, Pierpaolo Pasolini, fiori di Bach. Insomma, eccetera, eccetera. Vediamo. Qualcuno in chat su Telegram mi dice che non bisogna buttare via le idee che si dicono in questo video. Solo perché le dicono questi clown qua. Quindi vediamo un po' quali idee, con quali idee abbiamo a che fare. Allora, cominciamo con le minchiate. Parte il video, questa qua ci racconta un sogno che non può essere provato il sogno, eh? Un po' come ha fatto quello là, Ike, David Ike. Un po' come ha fatto David Ike, anche lui ha avuto un'esperienza così mistica che non si possono provare, e siccome tu, povera pecora normale, non ce l'hai avuto queste esperienze, un po' come fanno i cattolici, no? Che si inventano: io sono stato colpito dallo Spirito Santo e quindi Dio mi ha detto che devo essere il profeta, Dio mi ha detto questo, Dio mi ha detto quella. Non solo i cattolici, qualsiasi cristiano si inventa che loro hanno lo Spirito Santo, quindi Dio li ha toccati, quindi è come se vogliono rendersi più speciali degli altri stronzi, no? E i coglioni credono a questi dementi qua. Allora entro in questo senso centripeto di gente che quando arrivo al centro lei percepisce la mia energia. Questi sono sogni visione che ho sempre fatto fin da quando ero bambina. Io faccio un calcolo di numeri che mi portano ai fiori giusti per la persona ed è sconvolgente. Io ormai lì ho un archivio alto così, pacchi di fogli perché sono 10 anni che faccio le acque per le persone. Beh, in Albania noi avevamo le signore che leggevano le tazzine del caffè, il fondo delle tazzine del caffè, e ti predicevano il futuro. Quindi noi nasciamo o fegato, nasciamo polmone, quello, e da lì inizia un cammino. Ma che dai! E in questo cammino io devo fare un viaggio per evolvermi. Ah, quindi questa vende i fiori alle pecore, i succhi di fiori magici. Ecco perché non ne basta una, capito Antonietta anche? Non ne basta una, ne devi comprare tante di boccette che vendo, pecora! Diciamo che chi segue veramente il progetto e il percorso cambia vita, spessissime volte. Ho tante testimonianze di persone che mi seguono, che mi hanno seguito. La pecora che compra le sue minchiate diventa una pecora evoluta e la sua vita nella gabbia migliora come la notte e il giorno. Praticamente dalla data di nascita, il nome e il cognome, tu vai a definire quasi delle tipologie umane. Anche stasera, prima di venire qua, io prendo 6 gocce, lei ne prende 5 perché così. Lui prende 6 gocce, yes! Io sono un sol, lei è un fa diesis. Ma anche te c'hai le gocce? Certo che ho le gocce, perché io sono una Fa diesis. scienziata. Se, beh, io sono una scienziata, perché non provare cose che tu non comprendi completamente? Beh, non ha senso quello che diciamo, pecora, però compraci lo stesso questi succhi magici. Una notte mi sono sognata qua in ginocchio che vedevo un'icona della Madonna. Vedi qui c'è quel dipinto che mi ha dipinto. E la Madonna. Sentivo questo tu. Ad esempio, io anni fa ho fatto questo lavoro su Pierpaolo Pasolini e posso dirlo di aver avuto a fianco per 1 anno e mezzo lui. Mi ha guidata, ho il disco. Ma proprio lui? Allucinante, cioè, tipo prendevo una parola a un corista, la facevo cantare a quello di fronte. C'era mia sorella che diceva: ma perché lo fai così? È frammentato, né? E io dicevo: perché va così? Cioè, ero come guidata. Posseduta. Però è venuto un capolavoro. Tant'è che Modestamente. abbiamo debuttato anche al Teatro Argentina a Roma. Eh sì, il sistema ti ha premiato, ti ha dato un teatro perché questa monnezza andava divulgata. Cioè, quando parliamo di spazio-tempo. Cioè, questo ha parlato un Pasolini, ragazzi. E voi poi non riuscite a parlare manco fra di voi. Quindi io suono le parole delle persone. No, tu sei suonata proprio. E cos'è la settima ottava? Settima ottava è quello che ti dicevo, è da quello che io ho capito, è il meridiano dell'intestino tenue. A proposito di intestino, ragazzi. Forse te lo sanno dire meglio i dottori che cosa rappresenta l'intestino tenue, glielo spiegate voi? Un produttore di merda. Grazie, sì. Una cosa giusta l'hanno detto. Red produce merda. Hai sentito se quello stronzo di tuo marito cosa ha detto?
Si vede che è vero. Ma allora Dio li fa, poi li accoppia. Poi ci sarebbe tanto altro da spiegare, nel senso che io faccio tutto un lavoro sugli intervalli. Vabbè, ce lo dici dopo, dai. Sentivo questo tu,